sino da piccolo ho sempre avuto questo interesse per gli animali. Le scelte che ho fatto negli anni della scuola sono andate in quella direzione, infatti sono un agrotecnico. Nel 1993 sono entrato all'assessorato all'agricoltura, dove sono rimasto fino al 2005. L'ambizione era già comunque quella di poter fare di mestiere l'agricoltore a tempo pieno a 360 gradi, nel senso che non volevo fare una sola cosa, ma riuscire a farne contemporaneamente molte. Questo nasce forse dal fatto che l'infanzia l'ho passata con i miei nonni, che tutte e due comunque facevano delle cose attinenti all'agricoltura, ma sia nell'allevamento, nella coltivazione, in macelleria, e alla fine la vocazione è stata quella. Non mi vedrei oggi a fare nessun'altra cosa. Quando abbiamo avuto quest'idea, io e Paola, abbiamo pensato ad un nome per questa nostra creatura. E a un certo punto la ferme du Grand Paradis ha preso una sua forma e per noi oggi è come fosse un altro figlio. La cosa che ci dà più soddisfazione in assoluto è che abbiamo fatto tutto io e Paola. Nel 2002, quando abbiamo messo in piedi questo progetto, sembrava una cosa un po' campata in aria, perché comunque lei veniva dalla città, con un mestiere completamente diverso. E io ero un funzionario pubblico, invece oggi tutto funziona, abbiamo fatto l'agriturismo, quindi abbiamo aggiunto un altro pezzo, quello che era solo nelle nostre teste 12 anni fa, oggi è una realtà, però il fatto di essere arrivati alla fine di questo progetto ci dà la forza di riuscire ad intraprenderne altri. La ferma di Gran Paradia ha circa 25 ettari di terreno, abbiamo dei pascoli, qualche campo di patate, quest'anno abbiamo fatto anche la prova, abbiamo messo della segale e sembra che vada bene, abbiamo degli orti e poi abbiamo gli animali, galline, anatre, vari animali da cortile, ne abbiamo sempre intorno ai 200 più o meno, poi abbiamo 16 mucche da latte e poi abbiamo 20 capre di razza camosciata delle Alpi. Noi fin dall'inizio abbiamo comunque rivoluzionato un po' la stalla e messo al posto di solo vacche anche dei caprini, delle capre, e è iniziato subito la trasformazione del latte di capra direttamente nel nostro caseificio. Nei periodi in cui non abbiamo tantissimo turismo, preferiamo produrre dei formaggi da stagionare. Poi, quando si avvicina l'estate, iniziamo a produrre i semi stagionati, quindi una base di lavorazione lattica che viene fatta naturale o aromatizzata. Nei periodi in cui c'è più gente, facciamo delle lavorazioni fresche, quindi la crema con l'erba cipollina oppure lo chevrotin, che è il formaggio fresco di giornata. Il caprino più venduto, più apprezzato è il crottin aromatizzato al pepe dolce. Ha vinto diverse volte ai concorsi regionali e anche al concorso nazionale. Secondo me è un abbinamento perfetto, cioè c'è il caprino semistagionato cremosissimo, abbinato a delle bacche comunque di pepe dolce, è molto speziato, molto fresco ed è un gusto che è sempre piaciuto a tutti. Avete due formaggi da assaggiare? Sì, grazie. Volentieri. Allora, abbiamo il caprino fresco di questa mattina, caprino semistagionato col carbone naturale, caprino semistagionato con il pepe dolce, toma mista, latte di mucca e latte di capra insieme e una fontina già dell'estate. Faccio un assaggio di Ok, tutti? sì, Sì. La filosofia che abbiamo avuto fin dall'inizio e che oggi è quella che ci ripaga più di tutto, sia dal punto di vista della soddisfazione personale, ma anche con i clienti è la serietà e l'onestà. Questi sono tutti tipici. Allora, questi sono tutti prodotti da noi direttamente e usando esclusivamente il latte dei nostri animali. In tutti questi anni
non abbiamo mai dato a nessuno un prodotto che non sia stato fatto qui. Quindi alla fine quello che facciamo lo facciamo ovviamente per i nostri clienti, ma soprattutto per noi stessi. La cosa che io vorrei che avesse un cambiamento assoluto è praticamente tutto quello che è il rapporto con il mondo del pubblico, tutti quelli che devono darci delle autorizzazioni o che ci controllano, perché alla fine sembra quasi che il sistema, invece che essere impostato per agevolare chi fa degli investimenti, chi comunque fa delle cose, sembra che sia lì apposta per mettere i bastoni tra le ruote. Si perde così tanto tempo in registrazioni, è così inutile, che invece sarebbe del tempo utile che uno dedica all'azienda. Da fuori uno dice sì, fanno magari i contadini, non sanno il lavoro, la conoscenza, comunque la competenza che ci vuole per gestire un'azienda come la nostra. All'inizio pensavo di aver lasciato un ufficio, una scrivania, per poter fare i formaggi tutto il giorno, stare con i miei animali tutto il giorno, stare con mio marito tutto il giorno, e tante volte ci ritroviamo a correre per Aosta, uno che sta in macchina, l'altro che scende a portare un documento, risale così tiene il parcheggio. Quindi questa burocrazia in un lavoro che pensavo totalmente diverso. Non ho rimpianti, nel senso io sono felicissima della scelta che abbiamo fatto, di far vivere i miei figli comunque qui alla Ferm, cioè di passargli comunque l'emozione che noi abbiamo messo nel nostro lavoro. Quindi assolutamente, io scendo a Milano ogni tanto, però sinceramente il mio posto è qui.